Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Marco Ciccolini, ci siamo, prima prova del circuito Fantabici, l'impegno è stato tanto, ma vedere le griglie che si riempiono riempie il cuore. È verissimo Christian, noi siamo pieni di gioia e con tutta la passione che abbiamo messo per tirare fuori questo nuovo circuito e vedere le griglie riempirsi, come hai detto tu, di questi bellissimi atleti, ci riempie il cuore di gioia. Ma tu, ci siamo, inizio stagione, le tue sensazioni? Ma spero che le mie sensazioni sono buone, sai, vengo, questa è la terza corsa che faccio, la condizione mano a mano ogni volta che corro cresce, vediamo, speriamo che arrivi al più presto la vittoria. Che meraviglia, qui a Cerveteri siamo nel cuore della civiltà etrusca, nel cuore della storia. Sì, è una bellissima città, è una prima manifestazione, spero che venga, che riesca tutto quanto bene. Costanza, prima gran fondo dell'anno, le tue emozioni? Ogni volta dico l'ultima e sono sempre qua, alla fine prima edizione di Cerveteri, sono strade dove mi alleno spesso, quindi spero di, insomma, le conosco e che vada tutto bene, ecco. Marco, dopo l'acqua della Sangea oggi una bella sgambata tra amici. Sì, sicuramente oggi è una bella giornata, spero di fare un buon allenamento e faccio un in bocca al lupo a tutti i partecipanti per questa magnifica gran fondo. Queste strade le ho percorse diversi anni fa, quando da professionista e si andava in ritiro a Santa Severa, quindi anche il sasso diciamo che non me lo ricordo poi così bene, però come gara, come prima gara non dovrebbe essere dura, il percorso dovrebbe essere vallonato, niente di più, credo che la salita comunque quella più decisiva diciamo è la salita del sasso, tutto qua. Ragazzi che scherzano, volti sorridenti, questo è lo spirito giusto per affrontare un evento del genere. Ma diciamo che al momento siamo fortunati perché non piove, quindi siamo contenti forse anche per quello. La giornata speriamo che tenga fino alla fine della gara, e il clima è ottimo, non fa freddo, quindi siamo alla prima gara, diciamo che è un bel inizio di stagione. Cerveteri è veramente bella, è la chicca del basso Lazio, diciamo, e ci sono tanti monumenti storici da visitare, insomma è la culla dell'Etrusco, diciamo. Oggi una domenica di relax tra virgolette, abbiamo deciso con Marco di venire qui ad allenarci perché sappiamo che comunque i ciclamatori soprattutto in queste zone vanno molto molto forte, quindi sarà un test importante per noi per vedere lo stato di forma e anche un modo per divertirsi stando più tranquilli e non pensando al risultato. Ci teniamo molto a questo circuito dove corriamo, si può dire, in casa perché il Corpo Nazionale Vigile del Fuoco ha la sede a Roma e quindi questo circuito, essendo circuito del Lazio, è un po' il nostro circuito di casa. Dato che quest'anno abbiamo fatto un grande miglioramento come team, perché quest'anno da 5 atleti siamo passati a ben 35 atleti, di cui 15 abbonati a questo circuito, e puntiamo a far bene sia come squadra per la classifica assoluta, ma anche come a livello singolo come atleti. Noi ci mettiamo al massimo impegno, ringraziamo Marco e Fabrizio per l'organizzazione e per il trattamento e cerchiamo di onorare le loro gare al meglio. La prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri tiene a battesimo il nuovo circuito granfondistico laziale Fantabici. Oltre 650 i ciclomaster al via di questa prima edizione della manifestazione voluta da Gianluca Calfapietra e
Paolo Bussaglia, dirigenti della società organizzatrice Forans Team. Ormai è tutto pronto per la partenza di questa prima edizione della Gran Fondo che celebra la città di Cerveteri, organizzazione a cura della Forans Team, prima prova del neonato circuito Fantabici. Il Forans Team, guidato da Calfapietra e Bussagli, è tradizionalmente impegnato nell'organizzazione di grandi eventi sportivi per quanto riguarda il triathlon e l'atletica, e ha voluto mettere la propria esperienza anche al servizio di una gara su strada, una manifestazione di prestigio come la prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri. Alla partenza la presenza di Francesca Pulcini, assessore allo sport e alle politiche giovanili del comune di Cerveteri, e di Enzo Martino, responsabile del ciclismo per conto del Centro Sportivo Italiano Lazio. A battezzare l'avvio del nuovo circuito granfondistico di Gran Fondo e Medio Fondo del Lazio, già, come già sottolineato, 650 ciclomaster, di cui ben 400 abbonati al nuovo circuito, che hanno sfidato i capricci del meteo, vogliosi di far la loro bella figura nei due percorsi di gara disegnati dagli organizzatori: 90 km la Medio Fondo e 147 km la Gran Fondo, costeggiando il lago di Bracciano e toccando la Tuscia meridionale. A sottolineare come questa sia innanzitutto una giornata di festa, anche le speciali classifiche riservate agli over 90, alle coppie lui e lei, ai team con il gruppo insieme e il gruppo compatto, senza dimenticare l'estrazione di un telaio Kyklos con il logo Fantabici, una vacanza offerta da JSH Hotel e dal RRSC Tour per due persone. Per quanto riguarda invece la parte agonistica dell'evento, tra i più attesi abbiamo sicuramente Matteo Cecconi e Bruno Sanetti, entrambi del team Amici Vigili del Fuoco di Viterbo, ma anche il grande Stefano Colagé, che oggi ci mostrerà la corsa dalla onboard camera montata sulla sua bicicletta. Tanti anni di professionismo per Stefano Colagé, poi dopo aver scelto l'attività lavorativa. Stefano recentemente in un'intervista ha sottolineato: io l'agonismo, quello vero, l'ho fatto tra i professionisti, ora pedalo per divertirmi. E naturalmente a Stefano continua a piacere anche conquistare successi. Partiti i due percorsi che ci porteranno a scoprire alcune delle zone più suggestive della Tuscia meridionale, affrontando anche la celebre salita del Sasso. Sono tante le iniziative collaterali di questo evento, tra cui la possibilità di visitare a tariffa agevolata la celebre necropoli etrusca di Cerveteri. Cerveteri è infatti una delle più grandi e famose città dell'Etruria, il cui valore storico e archeologico l'hanno resa sito UNESCO. Intorno all'era dell'antica Civita si estende infatti per 45 ettari la necropoli Ceretane. La più famosa è la necropoli della Banditaccia, che rappresenta un capolavoro del genio creativo dell'uomo, che insieme a quella di Tarquinia è il più interessante sepolcreto etrusco. La necropoli della Banditaccia è importante non solo per l'immenso tesoro archeologico conservato al suo interno, ma anche perché nella sua progettazione gli etruschi vollero ricreare la struttura urbanistica della città dei vivi. Le tombe infatti si snodano lungo un'arteria principale, la via degli Inferi, e seguono un tracciato a scacchiera con vie minori che si intersecano fra loro, dando vita ad un vero e proprio schema urbano. Il suo contesto funerario riflette gli stessi schemi urbanistici e architettonici della città antica. Nel frattempo vediamo, grazie a Stefano Colagé, cosa accade in testa al gruppo, dove la gara è al momento controllata da diversi ciclisti. Abbiamo visto anche Andrea Vessella, un bel primo piano per lui, noto nel mondo del ciclismo per il suo apprezzato team di motostaffette e per l'organizzazione della gara nazionale Juniores che si tiene a Ciampino. E parlando di ciclismo giovanile, non si può dimenticare che il circuito Fantabici è il proprio marchio sulle maglie della formazione Team Coratti, con l'obiettivo di donare una parte degli introiti derivanti dagli abbonamenti ad uno storico team che da sempre lavora con i giovani, e dando così un aiuto diretto e concreto al ciclismo giovanile italiano.
Abbiamo visto inquadrata la brava Costanza Martinelli della Team Tinky Ladies Pinarello tra le favorite per la vittoria della classifica lui e lei del percorso assoluto lungo, naturalmente classifica femminile. La onboard camera montata sulla bicicletta di Stefano Colagé ci porta a vedere che cosa succede in testa al gruppo. Stefano Colagé, ex professionista, pedalato nella massima categoria dal 1985 al 1998, vincendo tra le altre corse una Coppa Agostoni e una Tirreno Adriatico. Ha indossato per 5 volte la maglia azzurra ai mondiali e olimpiadi. Ha chiuso una carriera da professionista con ben 33 affermazioni. Tra l'altro, dalla onboard camera di Stefano Colagé abbiamo potuto vedere l'allungo di Leonardo Speziali della Cicli Fatato e di Angelo Curi della Amici Vigili del Fuoco di Viterbo, qualche metro di vantaggio per loro sulla testa del gruppo. Ci arriviamo in questo momento sulla testa del gruppo, dove si trovano gli atleti più accreditati per la conquista del successo finale. Qui infatti incontriamo Bruno Sanetti e Matteo Cecconi del Vigili del Fuoco di Viterbo. Sono questi i due ciclisti che godono del favore del pronostico per quel che riguarda la prova regina, la Gran Fondo di questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri. Siamo sempre con la testa della corsa, il portacolori della Cicli Fatato Speziali, Angelo Curi, l'umbro Angelo Curi, che veste i colori della Amici dei Vigili del Fuoco. Ancora la onboard camera con il movimento sinuoso di Stefano Colagé, che continua a spingere in questo breve tratto. Gruppo che transita con un minuto di ritardo dal drappello dei battistrada. Nel frattempo approfittiamo per ricordare le prove del circuito Fantabici, ovvero la Gran Fondo La Garibaldina, che si tiene il 17 aprile a Mentana, la Gran Fondo Velodromo di Forano in programma l'8 maggio, la Terminillo Marathon del 6 giugno e la Gran Fondo della Valle del Tevere, che chiude il circuito l'11 settembre. In più, la gara gemellata con questo nuovo circuito, ovvero la Gran Fondo Terre di Assisi e Strasubasio. Notevole il sostegno dei partner del circuito su tutti, la Tinkoff Academy ed anche JSH Hotel, gruppo alberghiero che consente di vivere la bici in alcuni dei posti più belli d'Italia, così come i marchi Kyklos, Forans, NV Sport e Incosport hanno assicurato il loro sostegno per contribuire alla crescita dell'immagine di questo nuovo circuito. Tra i partner istituzionali di Fantabici, il Comitato Regionale Lazio del Centro Sportivo Italiano presieduto da Daniele Rosini e Europe Direct, che ha stretto un forte legame con Fantabici allo scopo di promuovere il circuito come modello di aggregazione e inclusione sociale con il tema della mobilità sostenibile, ciclabilità, promozione del territorio. Attenzione, perché intanto dal gruppo è uscito Federico Costarelli della Bicimania Terni, che in solitudine cerca di riportarsi sui due uomini al comando. Pertanto abbiamo i due battistrada che avete in precedenza visto, avete potuto vedere l'allungo dalla onboard camera di Stefano Colagé, eccoli inquadrati in questo momento, mentre al loro inseguimento si è lanciato Federico Costarelli della Bicimania Terni. Il percorso ora ci riporterà in centro a Cerveteri, sfiorando il traguardo per poi allontanarci in direzione del lago di Bracciano. Ancora le immagini sui protagonisti di questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri, organizzazione curata dalla Forans Team con Gianluca Calfapietra e Paolo Bussaglia. Colagé passa con il gruppo principale degli inseguitori e all'interno del gruppo principale degli inseguitori l'ex professionista Stefano Colagé, un comportamento esemplare per lui tra i professionisti come anche tra gli amatori. Ci stiamo muovendo verso l'interno in direzione Sasso e in questo momento troviamo Federico Costarelli, che ha raggiunto e superato Curi e Speziali. Dunque vediamo come Costarelli guidi questa prova con qualche metro di vantaggio sulla coppia che in precedenza aveva allungato.
Curi e Speziali, ed ora è solitario al comando Federico Costarelli, nato a Terni nel 1984 ed un amatore puro, non avendo mai corso nelle categorie agonistiche. I suoi migliori piazzamenti: un terzo posto alla Ascoli Loreto, la prova regina in linea del ciclismo marchigiano nella stagione 2014, il secondo posto alla Mediofondo Cammino di San Francesco e tanti piazzamenti nei primi 10. Intanto le immagini sul gruppo e sugli immediati inseguitori del battistrada. È lo stesso Angelo Curi in compagnia di Alessandro Pomili della VIP Team, Angelo Guiducci del Team Bike Civitavecchia, che cerca di riportarsi su Costarelli. Ci stiamo avvicinando all'epilogo della salita di Sasso. Pomili e Guiducci riescono a riportarsi sul battistrada, Costarelli qualche difficoltà in più per Curi, che è stato protagonista assoluto di questa prima parte di gara, promuovendo la prima fuga e dopo essere rimasto per alcuni chilometri allo scoperto in compagnia di un altro ciclista. Ora sta faticando per mantenere il ritmo del terzetto, ma comunque riesce a rimanere a ruota dei tre battistrada, dunque possiamo dire quattro uomini al comando, con Costarelli, Pomili, Guiducci e Curi. Ancora la bellezza della Tuscia meridionale, con le immagini del passaggio ad uno dei numerosi rifornimenti. E infatti avevamo detto che era in difficoltà Angelo Curi, lo vediamo in questo momento, sicuramente paga lo sforzo effettuato nella prima parte della gara, quando è stato protagonista assoluto con la lunga fuga. Dunque tre uomini al comando, Costarelli, Pomili e Guiducci, mentre intanto dall'interno del gruppo, grazie alla onboard camera, vediamo i ciclisti che vanno ad affrontare la salita di Sasso, vanno a terminare la salita di Sasso grazie alla onboard camera montata sulla bicicletta di Stefano Colagé. Tra poco continuiamo a vedere l'impegno dei ciclisti partecipanti a questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri, prova di apertura e battesimo del neonato circuito Fantabici. Ricordiamo, il circuito è coordinato da Giuseppe Costantini. Abbiamo detto terminata la salita di Sasso, il gruppo di cui fa parte anche Stefano Colagé è impegnato in discesa verso Manziana, località Manziana, con la testa del gruppo. Costarelli, Pomili e Guiducci sono i tre uomini al comando di questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri, voluta ed organizzata dalla Forans Team, con in testa Gianluca Calfapietra e Paolo Bussaglia. Hanno trovato l'accordo i tre uomini al comando, poi vedremo alla divisione dei due percorsi per quali dei due tracciati in programma i ciclisti opteranno. Si stanno dividendo la fatica di questa fuga, Costarelli, Pomili e Guiducci stanno arrivando alla divisione dei due percorsi, vedremo quale sarà la loro scelta. Questo naturalmente cambierà tutto in previsione finale. Costarelli e Pomili optano per il corto, mentre Guiducci si avventura sul lungo, che lo porterà a costeggiare il lago di Bracciano. Questa è la suddivisione del terzetto, anche il gruppo arriva alla divisione dei due percorsi, è sempre la onboard camera montata sulla bicicletta di Stefano Colagé a farci vivere questi momenti che lo spettatore sicuramente non vive, perché la gara solitamente viene ripresa dalla parte frontale e non c'è una onboard camera all'interno del gruppo. Divisione dei due percorsi con Colagé che si trova nel gruppo principale. Vediamo ancora il gruppo e i ciclisti che effettuano la loro scelta dei percorsi. Intanto con la nostra moto ripresa proseguiamo per il percorso lungo, risalendo i vari drappelli che compongono
questa gara, un lungo serpentone naturalmente costituito da vari drappelli, la bellezza del lago di Bracciano con i ciclisti che vanno a lambire le sue coste. Ricordiamo questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri, proprio perché è all'esordio, gli organizzatori hanno cercato di curare l'organizzazione nei minimi particolari, magari lasciando qualcosa anche alla quantità del numero dei partecipanti, ma naturalmente è importante partire con il piede giusto, è importante dare i servizi che di cui il ciclista ha bisogno, e gli organizzatori della Forans Team lo hanno fatto in maniera egregia. Colagé prosegue nel corto ed è altissima l'andatura per cercare di riportarsi su Federico Costarelli e Alessandro Pomili. Federico Costarelli e Alessandro Pomili, la coppia al comando, alla divisione dei due percorsi, hanno optato per il corto. La nostra moto raggiunge il drappello principale degli inseguitori sul lungo, stiamo parlando della prova regina, la Gran Fondo, che si tiene sulla distanza di 147 km, mentre al comando Radio Corsa ci informa che si è costituito un duo, Danilo Sensi della Team Bike Alto Lazio ha raggiunto Guiducci, che in precedenza era solitario al comando, pertanto sono due gli uomini al comando. Questo invece è il gruppo alle spalle dei due protagonisti assoluti della Gran Fondo, Matteo Cecconi con il dorsale 1202, lo riconosciamo con la divisa tricolore. Ancora le immagini sui protagonisti dell'inseguimento, un gruppo folto sta inseguendo la coppia al comando, abbiamo detto costituita da Danilo Sensi della Team Bike Alto Lazio e Guiducci, che è stato anche lui protagonista della prima prova. Le splendide immagini che ci propone la nostra motoripresa con i due protagonisti assoluti della Gran Fondo stanno pedalando sulle rive del lago di Bracciano, uno splendido scorcio, splendide immagini, le manifestazioni, le Gran Fondo servono in particolar modo per promuovere il territorio, abbiamo visto il portacolori della Time Bike Alto Lazio Danilo Sensi in compagnia di Guiducci che stanno guidando questa gara, sullo sfondo ancora l'azzurro delle acque del lago di Bracciano. Primo inseguitore della coppia al comando, Angelo Curi, l'instancabile Angelo Curi che prova nuovamente a lanciarsi alle spalle della coppia al comando, oggi è stato in fuga praticamente dai primi chilometri ed è fra i grandi protagonisti di questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri, meriterebbe sicuramente il premio del maggior combattivo il gladiatore ternano. Ancora le immagini sul gruppo degli inseguitori da cui è uscito Angelo Curi. Nel medio, nella prova che si tiene sulla distanza di 97 km, ancora nel gruppo principale Stefano Colagé, gli inseguitori da cui sono usciti però Stefano Ferruzzi della Team Bike Emotion e Leonardo Speziali della Cicli Fatato, e che sono rientrati sui due al comando, dunque Ferruzzi e Speziali che sono rientrati sui due uomini al comando, Stefano Ferruzzi Team Bike Emotion categoria Master 4 e Leonardo Speziali del Cicli Fatato insieme a Costarelli e Pomili che stanno guidando la manifestazioni. Ancora le immagini al passaggio dell'intermedio, sul lungo intanto il rilevamento cronometrico per Guiducci e Sensi, Colagé impegnato nella salita finale, mentre Radio Corsa ci segnala che a un chilometro dall'arrivo c'è stato l'attacco di Federico Costarelli della Bicimania Terni, protagonista di giornata, lanciato verso il successo solitario. Vedremo se
Ferruzzi, Pomili e Speziali riusciranno a rispondere al suo attacco. Il quartetto è ancora compatto, dunque è stato raggiunto Federico Costarelli, ma prova nuovamente a lanciare la rasoiata finale Federico Costarelli della Bicimania Terni, che va così ad aggiudicarsi questa prima edizione della medio fondo città di Cerveteri. Il portacolori della Bicimania Terni della categoria Master 1 va a cogliere il successo davanti a Ferruzzi, Pomili e Speziali, mentre Colagé, che abbiamo visto con la nostra onboard camera in questo momento, chiude all'undicesimo posto nella volata del gruppo. Onore sempre comunque a questo ex professionista. Federico, una giornata tutta, hai forzato, sei stato ripreso e poi sei andato a vincere lo sprint. Oggi doveva essere la tua giornata. Sì, sono molto contento, stavo molto bene. E dedico questa vittoria soprattutto al nostro amico Domenico Meloni, che in ospedale ci ha avuto un grave incidente in bicicletta, in allenamento. E devo ringraziare Mirko Marcucci, Fabrizio Nori, che dietro mi hanno molto aiutato. Grazie in mezzo a Maurizio Di Gioia, che ci sta sempre dietro, ci aiuta e ci permette di venire a correre. Com'era il percorso, Federico? Molto veloce, molto bello. Complimenti agli organizzatori, incroci tutti molto sicuri, chiusi, un bel percorso, una buona prima edizione e speriamo che sia un buon inizio stagione. Nella prova in rosa, gioia per Manuela Lezzerini della S Roma Ciclismo, scortata al traguardo da Emiliano Bolletta, che taglia il traguardo in questo momento. Oggi ho faticato un po', e infatti allo scollinamento del Sasso sono arrivata con Costanza Martinelli e abbiamo deciso che dove vai te, dove vado io, e poi alla fine io ho deciso di fare il medio perché effettivamente ero veramente stanca e ho lasciato Costanza sul lungo, però è stata una bella gara. Devo ringraziare come al solito Emiliano, che ogni volta mi dà una mano, e però è stata molto molto bella. Poi siamo stati graziati dal tempo, quindi col sole è tutto più bello. Fare da cavaliere a Emanuele è un piacere, una vera regina. Sì, è un piacere, perché poi tra l'altro si sta imparando veramente a correre bene, a limare le ruote, a prendere posizioni. Ha capito che prendere almeno la prima salita in testa è importantissimo. Sono contento, l'ho vista oggi, ha dato veramente il massimo e sono contento così. Due vittorie danno morale. Diciamo che per il proseguo ci butteremo, credo, sui percorsi lunghi per fare ritmo in previsioni delle corse importanti. Volevo fare i complimenti all'organizzazione, a Marco Ciccolini, ci siamo veramente divertiti, bella manifestazione, viva il ciclismo. Torniamo in gara sulla prova regina, la Gran Fondo, e il gruppo sta riprendendo in questo momento i due battistrada. Siamo al chilometro 94 di gara. Qualcuno che ormai ha conquistato tantissimi allori ed è purtroppo deceduto, ed è uno dei campionissimi del ciclismo nazionale, il toscanaccio Gino Bartali, avrebbe detto l'è tutto da rifare. Gruppo che torna compatto. Per quel che riguarda intanto la mediofondo, vittorie di categoria per Davide Di Fortunato della Vessella Club tra i Master 2, Delli Paoli della Reading Go tra i Master 3, Colagé Team Bike Motion per la Master 5, Romualdo Ingrosso Team Bike Ballero tra i Master 6, Giuseppe Fatato della Cicli Fatato tra i Master 7 e Stefano Diolaiti della Tor Sapienza tra i Master 8. Entriamo ormai nelle battute finali, ma attenzione, c'è l'allungo di Bruno Sanetti della società Amici dei Vigili del Fuoco di Viterbo. Prova l'allungo solitario il portacolori della formazione Amici dei Vigili del Fuoco di Viterbo. Vedremo se dal gruppo ci sarà la pronta risposta all'azione di Bruno Sanetti. Con lui in gruppo vi è anche il compagno di squadra, il laziale Matteo Cecconi. Prova a dare fondo alle energie residue il portacolori dell'Amici Vigili del Fuoco di Viterbo,
Bruno Sanetti, il gruppo comunque non lo lascia andare, pronta è la reazione del resto dei ciclisti. Infatti abbiamo visto come Alessandro Nanni della S-Team a portarsi per primo alla ruota del battistrada, ma in terza posizione c'era anche Matteo Cecconi, il compagno di squadra di Sanetti. Ancora ci avviciniamo all'epilogo di questa prima edizione della Gran Fondo Città di Cerveteri. Stiamo vivendo gli ultimi chilometri di questa manifestazione organizzata dalla Foran Team, con Calfapietra e Bussaglia a guidare il gruppo di appassionati. La manifestazione è valida come prova di apertura del circuito Fantabici coordinato da Giuseppe Costantini. Andiamo ancora una volta a sottolineare il successo di questo neonato circuito, oltre 400 gli abbonati a questo circuito. Ultimi 10 chilometri per il drappello dei battistrada. Ora vedremo come i ciclisti cercheranno di interpretare questi ultimi 10 chilometri. Naturalmente ci sono delle formazioni che hanno il doppio portacolori, ma attenzione, c'è l'allungo perentorio di Alessandro Nanni della S-Team. Lo abbiamo visto protagonista nell'allungo, nell'inseguimento a Bruno Sanetti, ed ora se n'è andato, si è alzato sui pedali il ciclista nato a Tivoli nel 1985, ha scaricato le sue energie residue sui pedali e ha fatto il vuoto alle sue spalle. Nanni ha gareggiato nella Team Coratti nelle stagioni 2002 e 2003, lo stesso Team Coratti che il circuito Fantabici sostiene attivamente con i proventi degli abbonati al circuito. Ancora le immagini sul fuggitivo. Alessandro Nanni è il nome a sorpresa in questa prima edizione del Gran Fondo Città di Cerveteri. Ha controllato nelle battute finali, è stato il primo a rispondere all'allungo di Bruno Sanetti, anche se controllato da Matteo Cecconi. Ha atteso il finale per lanciare la stoccata vincente ed ora è lanciato verso la conquista di questo primo traguardo del circuito Fantabici. La Gran Fondo Città di Cerveteri, oltre alla perfetta organizzazione della Foran Team, entrerà nella storia delle due ruote laziali proprio per essere stata la prima prova del neonato circuito Fantabici coordinato da Giuseppe Costantini. Siamo ormai agli ultimi 500 metri con il battistrada. Alessandro Nanni è lanciato verso il successo in questa Gran Fondo Città di Cerveteri. Ormai nessuno riuscirà a togliergli questo ambito traguardo alle sue spalle. Intanto il gruppo si sta organizzando per la conquista della piazza d'onore, ma è Alessandro Nanni che va a prendersi l'applauso del pubblico presente sul traguardo di Cerveteri, festeggiato dai suoi compagni di squadra. Al secondo posto Pietro Buzzi della VIP Team, mentre Matteo Cecconi regola il drappello degli inseguitori cogliendo il terzo posto. Al quarto Fabrizio Venezia della Cycling Team Terenzi, quinto posto per Bruno Sanetti, amici dei Vigili Fuoco Viterbo. Al sesto posto il bravo Daniele Sensi della Time Bike Alto Lazio. Questa è l'immagine del successo di Nanni. Alessandro, gara tiratissima e ti sei fatto 10 km da solo. Sì, sì, è stata dura, però la gamba oggi girava bene, quindi sono riuscito a fare una bella gara, sono soddisfatto. Alessandro, tu hai corso nel team Coratti, squadra che viene sponsorizzata da questo circuito, è un cerchio che si chiude. Ah beh, diciamo che sono passati ormai un bel po' di anni, perché da junior sono oggi ho 31 anni,
anni, quindi, però sono contento di essere qui oggi, contento. Com'è stato il percorso, Alessandro? Ma il percorso è abbastanza veloce, però molto vento, quindi alla fine si è rivelata abbastanza dura la gara, con i sali scendi è stata una gara abbastanza tirata. Hai una dedica per questa vittoria? Come ho detto prima, sicuramente la vorrei dedicare ad un mio amico che ha perso la mamma pochi giorni fa, alle persone che mi stanno vicine e a me stesso, perché faccio molti sacrifici per andare in bici, quindi me la dedico. Nella Gran Fondo al femminile, dunque successo di Costanza Martinelli della Tinky Ladies Pinarello, ma Costanza insieme a colui che ha pedalato al suo fianco si aggiudica anche la prova, lui e lei. Costanza, vittoria assoluta nel lungo, ma insomma hai avuto un cavaliere al tuo servizio. È un grandissimo cavaliere, devo dire, ha tirato più di 80 km con un vento pazzesco, portandosi dietro 10-12 persone, quindi grazie Marcello e sono molto contenta, la prima è andata bene, chi bene inizia a metà dell'opera, percorsi bellissimi, di casa, quindi meglio di così. Se solo una giornata di sport, ma anche un'occasione per conoscere quello che è un territorio assolutamente straordinario. Sì, infatti il territorio di Cerveteri utilizza spesso sia manifestazioni culturali che quelle sportive per far conoscere le proprie bellezze. Questo è un esempio per la giornata di oggi, per scoprire il Museo Nazionale Cerite nonché la Necropoli Etrusca, e devo dire che anche gli organizzatori hanno preso questo invito molto caldamente per cercare di fare dei pacchetti promozionali per far visitare entrambe le strutture. Gli ultimi 20 km avevo un crampo all'interno coscia, però ho cercato di camuffarlo in tutti i modi. È andato via Alessandro a 10 km dall'arrivo, dopo 5-6 km sono andato via io e il secondo classificato Pietro, non mi ha tirato fino all'imbocco dell'ultima rampa a 2 km all'arrivo, dove mi è partito in contropiede e non sono riuscito ad agganciarmi, perché ho fatto praticamente gli ultimi 20 km a tutta, però sono soddisfatto della prestazione, perché comunque sia è la terza gara e fare terzo in una manifestazione 145 km non è poco. Pienamente soddisfatti noi come organizzazione, e d'altronde diciamo rispetto alle facce dei concorrenti, quindi tutti soddisfatti, tutti contenti, è stata una buona prima, avanti così. Un veicolo straordinario per far conoscere Cerveteri e le sue ricchezze, l'amministrazione comunale vi è stata vicina? Amministrazione sì, tanto, sia proprio l'assessore allo sport Francesca Pulcini, fisicamente c'è stata vicina, nel senso ci ha proprio seguito step by step, e soprattutto anche tutta la parte dei vigili di protezione civile che hanno permesso poi la realizzazione del percorso, che è sempre la cosa più difficile.